Abbiamo donato un defibrillatore che andrà a essere utilizzato all'interno della scuola. Il defibrillatore è un oggetto, ma con il defibrillatore andiamo anche a fare dei corsi agli studenti, una cosa importante, quindi sapere utilizzare lo strumento e fare altre manovre salvavita per il loro lavoro, per la loro realtà, la loro famiglia, per la vita quotidiana, che farà anche curriculum poi agli studenti usciti dall'alberghiero. E cosa fondamentale, diamo il là all'inizio di questa collaborazione nel rimettere a posto aule, pitturare muri, pulire ambienti con i nostri volontari e i nostri tirocinanti, e questa è una cosa bellissima. Tutto questo grazie alla donazione continua di questi beni. In più la cosa bellissima che nasce oggi è questo progetto con l'alberghiero, che i pochi ragazzi che vengono sospesi per problemi X dalla scuola, invece di rimanere a casa, saranno con noi i pittori della scuola, quindi è una cosa innovativa e molto carina questa qui. Ci crediamo molto nella formazione, che è una formazione educazione, perché la Onlus Gulliver rappresenta anche questo testimonia, diciamo così, la solidarietà che c'è tra le persone, e in questo periodo credo che sia la nostra arma veramente anti-Covid, la solidarietà. Poi di iniziative ne verranno fatte tante altre, anche il discorso stesso dei ragazzi, quelli un po' più vivaci, diciamo così, che magari in qualche modo hanno bisogno di riflettere meglio sulle loro azioni e quindi possono, ecco, partecipare insieme ai volontari della Gulliver per magari sistemare qualche aula, verniciando ovviamente, ecco, non lavori strutturali, però verniciando, rimettendo a posto certi locali, per capire l'importanza di comportarsi in maniera corretta con tutti. Usare il defibrillatore vuol dire essere attento ai bisogni degli altri, e in quel momento c'è qualcuno in difficoltà e tu intervieni, non stai lì a guardare o far chissà che, ma intervieni in prima persona. Quindi direi che è il messaggio migliore che possiamo mandare a tutti.